Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Bazar Culturale, primo brano del Bazar Culturale, quello con i libri del villaggio, lo vedete come occhieggia dietro di me. Eccoci, Ed eccolo qui anche Simone Gambacorta, ben vero rivisti, e proprio padrone di casa, con i bah, libri del villaggio. tu Ah, beh, dici? sì. Così tanto, tu come stai alla grande? Io Sempre sto bene, tu? in Tu forma, stai però. bene? Sì, perché Sì. guarda, questo spazio qui mi trasmette una grande Stiamo energia. bene. Ho sentito un boato, che cosa c'è No, stato? no. Era il Oh, cosiddetto ritorno di cuffia? senti Simone, che abbiamo tanti libri Ma neanche e così il tempo è sempre sembrano quello, però tanti. abbiamo dei gadget nuovi. Sai, abbiamo dei gadget nuovi, strumenti che la potente produzione ci E mette li a facciamo vedere disposizione. subito. Dopo, cammin Dopo. facendo, intanto io Sono curioso però, eh. volevo, se tu sei d'accordo, il Ma sono sempre nostro punto d'accordo. di partenza è Sì. il mondo. Noi Sì. partiamo dal mondo. Il mondo, eccolo qui, il nostro mondo, che è quello di noi tutti, e Sì. ci dicono sempre: ma perché vi portate il mondo per l'ennesima Perché volta? il libro è un Perché? Perché il villaggio. Ma villaggio lo sanno, ormai lo globale, sanno. Sì. il mondo è qui, che vuol dire che noi possiamo essere Eccolo ovunque qua. grazie alla tecnologia che ci consente Eccoci. di essere ovunque, ciò Guarda, nonostante continuiamo a stare a Teramo, chi lo sa vai. perché. Vai. Bene, bene, bene. Ma vedo che hai una Sì, novità, ho una architetto. novità. Architetto, hai una Allora, novità. questo è il celeberrimo leone del nostro Carmine Carmine Giandomenico e Giandomenico. Francesco Colafella. Come no? È fumetto uscito, è storia, una bella storia che parte da una storia vera. Uscito prima in Italia. Questa invece è la copia americana perché è uscito negli Stati Uniti, E lo non è la prima vedete? volta che Carmine No, ma Carmine spesseggia, signoreggia negli Stati Uniti. pubblica negli Stati Uniti, questa è la Anzi, splendida credo che si mano. possa dire, scusami se ti interrompo, che è noto tanto, Assolutamente, tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, forse è più assolutamente. noto negli Stati Uniti che in Bravo, Italia. bravo, Questo vuol bravo. dire che in Italia ci dobbiamo dare una svegliata, Sì. benché nel settore sia una star. E sta lavorando a Batman, che Sì, presto uscirà negli Stati grande. Uniti, Batman, le Beh, origini proprio di Batman. Insomma, è agli altissimi livelli, Carmine, non ve lo devo sì. Non ha bisogno ricordare io, di lo presentazioni. sapete tutti. Questo è un grande successo di Carmine Giandomenico e Francesco Colafella, Leone, che è uscito anche negli Stati Uniti. Lo stanno leggendo i ragazzi, le persone. Negli Stati Uniti d'America. Posso raccontare un E gli facciamo un aneddoto gran complimento, un grande in a loro? bocca Ma al lupo abbracciamolo, mandiamogli a un Carmine abbraccio. Io Giandomenico. abbraccio. Sì. Carmine Di Giandomenico, grande disegnatore, è tra altre cose anche un amico, e credo che sia stata la prima persona che ho intervistato nella mia vita. Ah, lo vedi. E lui ancora non era Così così celebrato, celebrato, diciamo. parliamo di, insomma, di una ventina d'anni fa, quindi qualcosa è successo nel Sì. frattempo, ma già era molto noto. E quello che mi fa piacere dire di Carmine è che tanto era l'umiltà di quegli anni lì è tale e quale a È quella di vero, questi anni è qui, vero. cioè è rimasto quello È di una una persona di persona di cuore, cuore, un... genuina, Sì, è vero. soprattutto dotato di una Di straordinaria una mano, mano clamorosa. clamorosamente ha conquistato il mercato degli Stati Uniti, non è che È lo vero, che è ma per vero. non parlare di tante altre cose, io poi non mi Complimenti. intendo di fumetti, però Comunque insomma. qui Leone, Allora, a eh? Questa è la proposito, scusa, versione inglese, è una mi chicca, però sembra insomma, che scusa, puoi cercate. sentire il battito di Ma leone? il battito di Non Leone capita batte. tutti i giorni sentire il battito di un leone. Eccolo qua. Eccoci. Adesso com'è? Leone batte in maniera... Ruggito, un battito animale, come dici sempre tu, questo è veramente del resto Sei stato leone. bravo, in Sono stato forma, bravo, battito animale, stiamo facendo bellissimo. una buona partita, speriamo Bellissimo. di portarla avanti bene, architetto. Vai. Allora, intanto io volevo dire una cosa, condividere con te una gioia, facciamo questa finta, come se non te l'avessi già detto prima, in Sì. verità ce lo siamo già detto prima, ma per darci un tono, per Vai. darci le arie, Che cosa... ce lo diciamo anche qui, che in fondo noi siamo tutti un po' una banda di saputelli, diciamo, che ci mettiamo qui a fare i simpatici, si scherza naturalmente. Siamo contenti perché ci sono, insomma, la nostra filosofia che siamo contro la televisione della noia e Sì. sappiamo quanto ce n'è di televisione noiosa, dà dei buoni risultati perché ci arrivano anche richieste di È partecipazione, vero. ma noi applichiamo sempre il nostro criterio Vabbè. antipatico, No, non troppo non però. troppo, che è Però quello sì. di fare un po' come ci Come pare. viene. Ecco, Va quindi bene, scegliamo chi ci pare, diciamo, nei limiti del dai. Ma sempre con possibile. grande rispetto, però, ci Abbiamo mancherebbe. fatto del rispetto una croce a mo casco, guarda un po', ho aperto, Beh. fra un po' casco, Attento però. attenzione, c'è anche sbatto qui, rispetto Allora. prima di tutto. Allora ragazzi, Ah, abbiamo guarda gli parlato, strumenti qui, guarda,
guarda lo stetoscopio. Ripeto, una sapienza Leone, registica. Guarda, Leone, te lo una, giro, Cristian. A proposito di Leone, di Carmine e Gian Domenico, questa sapienza registica di Cristian De Luca mi ricorda quasi quasi quella di Sergio Leone, così rimaniamo Leone. Veramente un virtuosismo tecnico. Poi dettagli, sta lì. Voi non lo vedete, ma sta lì la regia. Complimenti. A Sergio Leone volevo molto, applaudire, bravo. Molto i dettagli, i primi piani, l'imparatura stretta. Si scherza, si ride. Vai, Simon. Del resto siamo una trasmissione lampeggiante e poi vedremo perché. No, lo vorrei svelare subito. Lo vuoi svelare sì, subito? Svegliamo. Allora ragazzi, noi siamo una trasmissione lampeggiante. Che noi siamo, e quindi dire? Abbiamo il lampeggiante. Fino in fondo noi siamo sciocchi. Eccolo qui, noi lampeggiamo, i libri lampeggiano, fanno luce e quindi... Ma senza allarme. Senza allarme, lampeggiante è un gioco. Perché lampeggio? Lampeggiamo perché i libri sono lampeggianti, fanno sbrilluccicare. Sai come che leggermente è pure sonoro? È un po' sonoro, ma non è però una... Però loro una, non l'ho aperto. Lo spegniamo adesso. Lo accendiamo. Però anzi, tienilo tu, facciamo così. Io sono l'addetto al lampeggio. Ti spiace dare una slampeggiata un attimo? Adesso? Subito, perché parliamo di anniversari con il grande Dante Alighieri, cioè si è concluso nel 21, il settecentenario della morte. E adesso lo possiamo spegnere, lampeggiamo per segnare la notizia importante, l'argomentone importante. Sì. Allora, su Dante c'è sempre questo retaggio purtroppo che ci portiamo dietro dai tempi della scuola, non per colpa della scuola, ma per colpa della nostra distrazione quando eravamo studenti, che eravamo tutti un po' così attratti da altre cose, salvo quelli che erano attentissimi all'epoca a quello a cui dovevano essere attenti, e poi sono diventati disattenti cammin facendo, ma è un... chi prima, chi dopo. Comunque ci sono dei libri che noi continuiamo a presentare perché non abbiamo fatto in tempo a presentarli tutti lo scorso anno. E comincio da un bellissimo volume curato da tre nomi importanti dell'italianistica, cioè Alberto Casadei, Aldo Morace e Gino Ruozzi, che ha, eccolo qui, lo vedete, Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Sono naturalmente parole dantesche. Di cosa si tratta? Cosa c'è in questo bel libro pubblicato da Rizzoli? Nel corso delle celebrazioni per i 700 anni della nascita, l'Associazione degli Italianisti, che sono gli accademici che si occupano appunto di letteratura italiana, ha realizzato incontri, dei convegni, molto spesso inevitabilmente in forma telematica, in forma di videoconferenza, e alla fine tutto questo movimento grande, massiccio, che è stato generato, è stato raccolto in questo volume. Di cosa si tratta? Si tratta di una raccolta di interventi di scrittori italiani e stranieri che raccontano o illustrano o mettono a fuoco un particolare modo di rapportarsi a Dante. Cioè ciascuno di loro stabilisce un rapporto conoscitivo con la commedia, non ripetendoci cose che sappiamo o che non sappiamo, ma attualizzando, riconfigurandolo oggi. E guardate, lo spiega benissimo il procedimento proprio Gino Ruozzi, il quale, oltre a essere uno dei maggiori nomi dell'italianistica dei nostri anni, tra altre cose è autore anche di una importante monografia su Ennio Flaiano, una verità personale, che ne parliamo perché Flaiano nel 22, cioè quest'anno, ricorrono i 50 anni dalla morte, quindi andiamo facendo laddove possiamo tutti gli agganci possibili. Sì. Tra le altre cose, Gino Ruozzi è uno studioso delle forme brevi, gli aforismi, i racconti brevi, ha curato i racconti di Malerba, l'abbiamo avuto due volte ospite del premio di Venanzo insieme con Anna Malerba. Quando parliamo di Venanzo, io sempre voglio salutare Piero Chiarini, perché è una colonna di questa realtà teramana. E Gino Ruozzi non solo è un grande studioso delle forme brevi, ma è anche uno che riesce a dire tutto in una pagina e mezzo, come fa in questo libro. Quindi chi dovesse comprare questo volume inizia a gustare la densità e la chiarezza di questa pagina. E lui scrive: commentare Dante in questo libro, ma anche farci commentare da lui, dalla sua opera ancora così vitale e cruciale, così dentro l'umanità di donne e uomini allora come oggi. Ecco, scrittori italiani, cioè scrittori stranieri, hanno
Carmine Abate, Edoardo Albinati, Paolo Di Paolo, Giuseppe Lupo, del quale abbiamo parlato spesso e spesso parleremo, Melania Mazzucco, Nicola La Gioia, Walter Siti, Alessandra Sarchi, per limitarmi ad alcuni, ciascuno di loro ha proposto una via d'accesso, una via di attualizzazione a Dante in un lavoro completamente nuovo. Questo libro, perché ve lo suggerisco? Perché io ridarei un'altra slampeggiata? Sì, bravo, io stavo... Perché occhio al lampeggiante. È veramente una, Christian, come posso dire, una enciclopedia della contemporaneità di Dante. Non a caso Ruozzi cita anche il lampeggiante, mettiamolo vicino, sì, cita poco, anche il grande Pontigia, che dava la definizione di classici come contemporanei, guarda, del futuro, il grande Pontigia, ecco, addirittura effetti speciali, vedete, siamo una televisione super, sono un po' mai device. L'effetto speciale, però, anche audio è un po'. Correte a comprarlo, a Sirene Spiegate, non è un libro che va letto per forza ora, ma è importante tenerlo nella propria libreria, perché è una enciclopedia dei modi di contemporaneità di Dante, e io lo spegnerei questo lampeggiante a questo punto, e lo acquisiamo agli atti, caro architetto, acquisiamolo agli atti. Se tu segui la tua stella non puoi fallire. A glorioso porto è il completamento, una bella antologia. Beh, siccome su Dante non si fa mai in tempo a dire una cosa che poi ne esce fuori un'altra, perché è tutto un inseguirsi di cose, c'è un altro volume del quale io vorrei parlare, che è In viaggio con Dante, con la commedia di Dante Marianacci. Ecco. Allora, questo è un libro particolarmente interessante come l'altro. Dante Marianacci ha passato la sua vita a dirigere gli istituti italiani di cultura all'estero, cito Edimburgo, cito Praga, cito Vienna, cito il Cairo, quindi una persona che ha lavorato nella cultura e che ha portato la cultura italiana nel mondo, ha lavorato affinché la cultura italiana venisse conosciuta nel mondo e al tempo stesso ha fatto sì che quella frase, quell'espressione che oggi è sulla bocca di tutti, cooperazione internazionale, prendesse piede quando ancora non era così diffusa. In tutto questo suo peregrinare, sì, per il mondo, è chiaro che ha organizzato, tra le altre tante cose, tra le altre tante iniziative, Dante è anche autore di libri di poesia, di romanzi, eccetera, oltre che di tanta saggistica, incontri su Dante, conferenze, riunioni, reading. In questo volume lui raccoglie dei suoi scritti su Dante, tante sue interviste che ha fatto a studiosi di tutto il mondo su Dante e anche contributi di terze persone che hanno partecipato a sue inchieste, a sue iniziative, a sue tavole rotonde. Allora, questo libro, sì, acquisisce, il titolo di questo libro acquisisce un duplice significato. In viaggio con Dante e con la commedia, da un lato significa facciamo un viaggio con Dante Alighieri e con la Divina Commedia, un po' come succede con il libro Se tu segui tua stella non puoi fallire. Ma significa anche In viaggio con Dante Marianacci nel suo esatto, ruolo di l'omonimo, di, esattamente, e con la commedia nel mondo, cioè nelle varie occasioni che, sì, nel mondo, laddove per mondo si intendono anche studiosi non italiani, hanno le situazioni in cui Dante, mi sono perso, comunque sono, sì, ripreso, però ti sei, non avete capito, il viaggio di Dante, avuto, esattamente, quel viaggio di Dante, e io, abbiamo buttato farei lì, aspetta, Solfanelli è la casa editrice, mi fa piacere segnalarlo, citarla, che Solfanelli è la casa editrice di questo libro, e anche questo, questi due libri, caro Rino, se noi ce li mettiamo vicini, anzi se Christian vicino li può rifare un'altra inquadratura dopo, e li ridiamo hanno un di po' buono, gli diamo anche una bella lampeggiata, sì, hanno di buono un fatto, che vanno comprati, secondo me, e vanno tenuti nella propria libreria. Bravo, vedi? Ci piace, ci un siamo, ci siamo, sempre, ci bravo, siamo Cristo, misurato però ci vuole. Una sobrietà, sì, è del resto la nostra cifra da sempre, sì, perché succede sempre di avere una curiosità, di voler fare un approfondimento, e guardate, per quanto sia importante la risorsa telematica, è chiaro che non è sufficiente a fare tutto. Allora, questi bei libri, tenerli lì significa avere a disposizione delle grandi dei bacini di spunti, di stimoli, di approfondimenti, di riflessioni, di osservazioni, di tutto quanto può essere utile per uno sguardo non omologato, chiedo scusa, e regina, fortemente contemporaneo. Sì. Sono due grandi viaggi nella commedia, ma
E cosa hanno in comune però questi due libri? Questo mi sta particolarmente a cuore dirlo. Se noi riusciamo a non fare retorica su Dante, mm-hmm. ci rendiamo conto, proprio grazie alla natura stessa e all'impostazione che questi volumi hanno, di come Dante non solo sia pontigianamente, lo dicevo prima citando Ruozzi, un contemporaneo del futuro, anzi il più contemporaneo del futuro. Teniamo conto che Harold Bloom, il grande critico statunitense, purtroppo scomparso, lo considerava Shakespeare e Dante, è caduto, è caduto il lampeggiante. Sì, Shakespeare e Dante, le due prime grandezze no, della letteratura sì. in assoluto. Quindi ora possiamo dividerci in due partiti, chi è pro Shakespeare, chi è pro Dante, ma insomma mi sembra un discorso di poco interesse in sì. questa fase, non in generale, in questo ambito del nostro discorso. Però ecco, con questi due libri si riesce ad avere una vicinanza nuova, diversa, e a capire come e quanto Dante sia obbligatoriamente portato di per sé, con la sua straordinaria opera, a rendersi oggetto di una confluenza di avvicinamenti, una confluenza di rapporti, una confluenza di vicinanze, che insomma lo rendono un edificio verbale, rendono lui, il suo poema, tutta la sua opera, un edificio che va percorso in modi differenti. Bene, caro architetto. Bene. Sì, stavi riaggiustando, lo hai rotto? Si è rotto? Però bene, possiamo intervenire. Possiamo ancora. Intervenire. Allora, noi abbiamo però... Dimmi, caro. Noi abbiamo notabili, ma non troppo. Sì, assolutamente. È vero? Abbiamo concluso su Dante. Sì. Notabili, ma non troppo, cos'è? È una rubrica dove, in un minuto, persone che vengono scelte secondo il criterio molto democratico del nostro gusto, raccontano quale sia stato per loro un libro, oppure un film, oppure un viaggio, oppure un qualunque altra cosa che è stata particolarmente importante nella loro formazione. Oggi abbiamo una ospite, Emanuela Paciotti, del Centro Culturale Vittoriano Esposito di Avezzano. Dopo il video faremo una chiosa su Vittoriano Esposito, perché mi fa piacere ricordarlo, ma intanto ascoltiamo Emanuela Paciotti e ringraziamola per la sua partecipazione. Notabili ma non troppo. Notabili ma non troppo. Prego. Ciao a tutti, io sono Emanuela e vi presento un libro che per me è stato particolarmente significativo, quello delle poesie di Cesare Pavese. Avevo incontrato, per così dire, Pavese da ragazzina, leggendo i suoi libri più famosi, la sua prosa. Qualche anno dopo, per caso, ho letto alcuni suoi versi, senza sapere che fossero suoi, e davvero per la prima volta ho provato l'emozione della poesia. Per questo motivo questo libro è così importante per me. Ma c'è anche un'altra ragione per cui è un libro del cuore, cioè che leggendo i suoi versi ho riscoperto e ritrovato in me l'amore che mio nonno, il critico letterario abruzzese Vittoriano Esposito, ha sempre nutrito per Pavese, ma in particolare per il Pavese poeta. Eccoci qua, allora Simone. Allora, Pavese nel ricordo di Emanuela Paciotti, nell'esperienza di lettura di Emanuela Paciotti, che appunto ha parlato di questa scoperta, di questo avvicinamento. Dicevo prima di Vittoriano Esposito, il nonno di Emanuela Paciotti, che appunto è una delle socie fondatrici del Centro Culturale Vittoriano Esposito. È stato un critico letterario importante per la nostra regione, dalla sua Avezzano, per decenni. Ha dato ascolto sotto forma di recensioni, di approfondimenti a tante persone che scrivevano. Oltre a questa attività militante, ha affiancato un'attività di critico rivolta appunto a una ricerca più distesa, più saggisticamente impostata, e non a caso è stato probabilmente il primo a scrivere, per esempio, su Mario Pomiglio una monografia uscita nel 78, quando chiaramente Pomiglio era ancora vivo e operante, e oltre a questo è stato uno studioso appunto di Pavese, ha scritto anche una monografia sulla Divina Commedia, il cui titolo è La Commedia Dantesca tra fede e dissenso, oltre a una antologia in tanti volumi del titolo L'altro Novecento, non ricordo se sono 10 o di più, nella quale ha offerto un proprio percorso
di lettura e rilettura Ottimo. della poesia. Era, oltre a questo, una persona di grandissima generosità, di grande signorilità, ed è uno dei nomi che, diciamo, in quella che era che è stata la cultura abruzzese contemporanea, dei Giannangeli, dei Sgattoni, dei Rosato. Lui riveste un ruolo di primissimo piano ed è bene ricordarlo con maggiore frequenza di quanto non si faccia, perché ci sono state Giusto. molte figure che hanno giustamente goduto di attenzione, ma Esposito, Vittoriano Esposito, deve essere tenuto ben presente perché ha svolto una funzione di servizio utilizzando la qualità e un pensiero attento come servizio di ascolto per la propria collettività e non solo per la propria comunità abruzzese, culturalmente parlando, e non solo per quella. Ben detto. E quindi grazie a Emanuela. Vai, 5-6 minuti Vorrei abbiamo. parlare di un saggio molto interessante di Sandro Gerbi, il cui titolo è La voce d'oro di Mussolini. Di cosa si tratta? Si tratta della Sentiamo. storia, della biografia di Lisa Sergio, la donna che visse tre volte, indica il sottotitolo di questo volume pubblicato da Neri Pozza, lo metto qui sperando che possa essere inquadrato, e eccolo qui. Lisa Sergio era la signora in copertina, che vedete raffigurata in copertina. Allora, Sandro Gerbi è un importante nome del giornalismo culturale ed è autore di opere di storia contemporanea particolarmente significative. Cito per tutte la biografia su Indro Montanelli, che rappresenta il punto di non ritorno per quanto riguarda le acquisizioni sul giornalista, una biografia anche molto severa, anche molto documentata, scritta con Raffaele Liucci. Fra i tanti libri, lui in passato è stato a Teramo nel 19, dove viene spesso per presentare un altro suo volume, Ebrei riluttanti. Io stesso partecipai alla presentazione, all'epoca organizzata anche quella con gli incontri del Premio Teramo da Paolo Ruggeri. E ora torna nelle librerie Gerbi con questo volume. Allora, Lisa Sergio, Lisa Sergio era una giornalista, lui è stata Sì. nell'Italia fascista, è stata una giornalista nata a Firenze che è riuscita a fare questo lavoro quando il ruolo della donna certamente non era facilmente riconoscibile e riconosciuto come sarebbe Dopo, avvenuto certo. dopo. Lei inizia a fare questo lavoro, viene assunta dall'ufficio stampa di Palazzo Chigi, diventa una voce della propaganda fascista all'estero attraverso la trasmissione via radio che il regime faceva di quelle che erano riteneva essere le proprie conquiste e le proprie acquisizioni. Addirittura, ahimè, è stata colei che nel 36, scusatemi, ha dato l'annuncio dell'impero, di quella triste, drammatica, tragica vicenda che si scrive all'interno della più grande tragedia, oscurissima pagina del fascismo, e quindi, insomma, era considerata per questo la voce d'oro di Mussolini, nel senso che la sua perfetta conoscenza dell'inglese e la sua perfetta pronuncia, la madre era americana, il padre di origini napoletane, parlava perfettamente tre lingue, donna definita di grande intelligenza e straordinariamente attraente dai documenti che Gerbi riunisce, e appunto grazie a queste sue capacità riusciva a trasmettere, a dare un tocco di grande efficacia e di grande classe anche alle sue trasmissioni radio, al di là del fatto che lo facesse naturalmente per uno dei regimi più funesti che la storia abbia purtroppo conosciuto, e purtroppo questo è avvenuto in Italia. Vedete, come al solito, i segnapagina che io ho Ne hai portato messi tanti, vuol dire che indicano ti ha che sì, perché in verità la vita di colpito questa molto. persona è sempre avvolta da un mistero, cioè Gerbi ha fatto un lavoro di grande ricerca in archivi, sulle dichiarazioni della stessa Sergio, ma barcamenandosi con grande fatica e devo dire anche con grande sagacia tra lacune, contraddizioni, incongruenze. Sembra veramente un ispettore che cerca di rintracciare la figura di un, non di un
escludiamo il concetto di colpa nel senso come di giallo, diciamo, un ricercatore che si mette sulle tracce non facilmente decodificabili di una figura che è stata presente, presentissima, che ha avuto uno straordinario successo, ma che ha vissuto anche degli straordinari capitomboli, perché per esempio dopo questa grande ascesa sotto il regime mussoliniano, ecco, viene licenziata in tronco e per ragioni che chi leggerà vedrà, forse una relazione con Galeazzo Ciano, forse una opposizione segreta al fascismo. Per leggere, per capirlo bisogna leggere. Però sì. Finisce in America, dove arriva con una raccomandazione di Guglielmo Marconi, e anche lì la sua vita conoscerà un'ascesa e poi uno strano declino, che però non, per quanto riuscirà a colpirla, questo declino non la manderà mai al tappeto, e si spegnerà in America, dove verrà addirittura adottata da un'amica amatissima che la accompagnerà e con la quale rimarrà unita fin quando appunto questa amica non verrà meno. Era lei in confidenza con tanti notabili, perché la sua capacità di relazione era straordinaria. Citavo prima Marconi, potrei citare i Roosevelt, marito e moglie, e potrei citarne molti, molti altri. Il libro si segnala per questa sua capacità di tenere sempre sospeso il lettore su questa storia vera, che però diventa straordinariamente affascinante, perché insegna un fatto: che qualunque approccio giudicante rispetto un percorso di vita si rivela fallace. Non si può far altro che contestualizzare un percorso e cercare di comprenderlo nelle sue sfumature, nelle sue complessità, e probabilmente, come in questo caso, anche in una certa propensione ad enfatizzare il proprio percorso, ma anche nel raffronto con momenti drammatici di un'esistenza turbolenta. E quindi acquisiamo agli atti questo, La voce d'oro di Mussolini, di Sandro Gerbi, pubblicato da Neri Pozza. Facciamo lampeggiare anche questo, il nostro lampeggiante è tornato funzionante, sì. Ci siamo, come al solito io ho riportato, lasciami concludere, sì, con il libro del biennio, cioè L'acquario di quello che manca, gli scritti sulla televisione di Enrico Ghezzi. Questa è la quarta puntata dove segnaliamo questo libro, che continuiamo a considerare il libro del biennio, cioè uscito nel 21, ma noi ne parliamo anche nel 22, e credo che lo porteremo ancora per una volta. Concludo dicendovi questo, lo leggiamo sempre a spizzichi e bocconi, perché è un libro al quale si può accedere da tante vie. Ci sono delle pagine sulle Twin Tower, sul significato che ha avuto in termini di immagine la tragedia dell'11 settembre del 2001, che confermano il fatto che questo è il libro non solo di un critico televisivo, di un critico cinematografico, di quello che volete, ma di un grandissimo osservatore della nostra contemporaneità. E quindi grazie, lo riacquisiamo agli atti. Grazie Simone, noi grazie ci a voi. Mercoledì prossimo. Senz'altro. Occhio con lampeggiante e il mappamondo. Senz'altro. Arrivederci, arrivederci. Ed eccoci nel secondo brano del Bazar Culturale, non più i libri del villaggio, ma tra poco vedrete che cosa vi prepariamo qui alle mie spalle, perché questo regia, è lo spazio di Spettacolario con Barbara Passerini. Eccola qui, Barbara. Ciao Rino, come andiamo? Buonasera. Come andiamo? Bene? Andiamo bene Rino, devo dire che come avevo accennato anche l'altra puntata, i teatri stanno proprio ripartendo con tutte le stagioni di prosa, sì, e quindi vedremo poi nel weekly che spettacolare la prosa riparte con grandi spettacoli bellissimi da vedere, nonostante ovviamente le titubanze, però insomma fin quando è permesso. Giustamente, vedremo, i ragazzi che ci sono anche scuola, delle piccole variazioni, sì, anche sui programmi, sulle programmazioni, sui cartelloni, ma insomma il settore sta cercando proprio di non mollare e questo chiaramente va premiato. Ancora si può andare a teatro e si può andare con tutti i presidi del caso, godendosi uno spettacolo. Brava, lo ricordiamo. E noi vogliamo già andare in collegamento? Io direi di sì. Perché abbiamo un ospite speciale. Siamo molto sera. Contenti di avere il direttore o direttrice, come preferite,
del Conservatorio Braga di Teramo. Eccola qui in collegamento la maestra, maestro. Tatiana Vratonic, maestro, qui bisogna usare il maschile, maestro. Tatiana Vratonic, dalla sede del Braga, il mio cuore in tumulto perché finalmente in centro la può vedere chiunque. Io stamattina passavo lungo Corso San Giorgio, dove era una volta l'Inps, e si vede un bel pianoforte a coda lunga, nero, come diceva Paolo Conte. Un altro che invece è uno strumento, che cos'è quello? Una spinetta? Ha un clavicembalo. È un clavicembalo, bellissimo. E insomma, basta che vi fate una passeggiata lungo Corso San Giorgio e vedete questo... Non lo so, questo regalo che ci ha fatto il Braga, perché è bellissimo vederlo. Proprio che scalda il cuore, tra e infatti alle spalle, chiedo scusa a Barbara, intravediamo Corso San Giorgio, al di là della Veneziana. Sì, e io quando ho visto questa nuova sede del nostro conservatorio ho pensato che proprio era il giusto collocamento per un'istituzione così importante e così vicina al territorio. E così teramana, diciamolo, no? Voglio dire, così orgogliosamente nostra. Orgogliosamente nostra. Allora, dopo questi complimenti, intanto, come dire, alla collocazione del Braga, invece sentiamo dal direttore, dalla direttrice, che cosa sta facendo il Braga in questi tempi, ai noi, di pandemia. Sì. Direttrice. Hanno fatto tanto, eh? Sì, diciamo che questo ennesimo traslogo non è stata una cosa semplice in questo periodo. Ci credo. A dire il vero, diciamo, il regalo abbiamo fatto noi al centro di Teramo, se vogliamo dire, ripetere quello che così gentilmente ha detto lei, però anche l'Inps che aveva l'esigenza di recuperare la sede che ci ha prestato qualche anno fa in piazza di Madonna delle Grazie. Sì. Quindi quando abbiamo saputo di questa necessità eravamo molto preoccupati, e pur riconoscendo, diciamo, l'importanza della posizione che potrebbe avere il conservatorio spostandosi in centro, però questo comprendeva un impegno notevole per quanto riguarda tutta la situazione logistica in questi tempi infelici del Covid. Però siamo riusciti in poco tempo a fare tutto e abbiamo cercato di dare, diciamo, a un'istituzione, a un edificio storico destinato agli uffici, comunque l'aria, come dire, che meriterebbe un conservatorio, quindi abbiamo modificato diverse cose e penso con successo, perché vedo che piace, vedo che le persone apprezzano la presenza del conservatorio in questa veste. Senta, quindi questo mi fa molto piacere. Il Braga ci sta comodo, se mi può passare questo termine, ci sta comodo con la didattica, con le aule, insomma, ci state bene? Sì, diciamo l'Inps, diciamo così, ha fatto, siccome sono occupati gentilmente dei lavori in maniera molto veloce e efficiente, hanno fatto il possibile. Poi c'è tutta una serie di cose che bisogna fare ancora, mettere in atto per stare ancora più comodi, soprattutto per quanto riguarda la situazione acustica e quant'altro. Per quanto riguarda gli spazi, abbiamo gli stessi spazi che abbiamo avuto nell'altra sede e quindi speriamo che questo sia l'ultimo trasloco prima dell'entrata definitiva nella sede storica. Recupero storico, però purtroppo quello dobbiamo ancora aspettare ancora un po'. Sì. Però il conservatorio si è dato tantissimo da fare, tra l'altro in questo periodo abbiamo potuto ascoltare il meraviglioso concerto del 22 dicembre, il concerto di Natale, e il conservatorio ha regalato alla città, e poi so che proprio qualche giorno fa si è conclusa questa masterclass importante, no? Di canto. Sì, di maestro Lucio Gallo. Questo è uno dei baritoni più importanti, diciamo, nel panorama lirico italiano, e quindi apprezzato tantissimo dai nostri allievi che hanno seguito questo corso che è durato 3 giorni, questa masterclass, con molta passione e con molto impegno. E davvero è stato apprezzato molto e speriamo di riaverlo al più presto. E nel calendario
Covid permettendo, ecco, l'esigenza, sì, e l'emergenza permettendo, abbiamo in calendario ancora diverse masterclass che, diciamo, propongono i dipartimenti diversi del nostro conservatorio. Infatti, quali sono, direttore? Qualche anticipazione? Ecco, sì, i prossimi impegni del Braga. Allora, io in questo momento ci sono le proposte che debbono essere ancora definite e vagliate, quindi posso dire che sicuramente la proposta è arrivata dal Dipartimento Chitarre, perché noi abbiamo, credo che siamo unici in Italia ad avere il Dipartimento della chitarra proprio, quindi Dipartimento Fiati, Dipartimento della Musica Jazz, le tastiere, molto probabilmente fissarmonica, quindi sono tutte le masterclass con dei professionisti e diciamo maestri importanti. E per la città di Teramo c'è qualcosa che bolle in pentola? Tu ti riferisci a qualche concerto? Per la città... dunque, non so esattamente a che cosa si riferisce, devo stare molto attenta perché bollono in pentola tante cose, quindi se ci può dare qualche anticipazione, sì, se ci... ecco, però mi deve dire a che cosa si riferisce esattamente. Per esempio, adesso stiamo organizzando con la Società dei Concerti Ricitelli questa maratona dei giovani, dove Conservatorio collabora con la Ricitelli, e non solo Conservatorio, anche il liceo musicale, le scuole medie e quant'altro, e quindi adesso in questo momento si sta cercando di organizzare anche questo, come pure diverse altre iniziative e le produzioni che Conservatorio intende proporre. Bene, io ho una curiosità, direttrice, che movimento ha il Braga? Quanti ragazzi, quanti musicisti o musicisti in erba frequentano il Braga? Allora, in questo momento abbiamo circa tra 350 e 400 ragazzi, e dobbiamo dire che sia lo scorso anno che quest'anno, io chiedo scusa, un forte ritorno, quindi essendo straniera ho sempre difficoltà quando si deve parlare in pubblico, con questo ritorno ancora ho ancora più difficoltà, quindi diciamo che potrei dire qualcosa di... Se la sta cavando, allora, benissimo. Abbiamo pensato comunque che sia lo scorso anno che quest'anno l'interesse e comunque le iscrizioni potrebbero scarseggiare visto il periodo. Invece è capitato, perlomeno a noi qui a Teramo, esattamente il contrario. Quindi lo scorso anno e quest'anno abbiamo avuto un notevole aumento delle richieste. Già gli anni scorsi siamo stati molto soddisfatti, adesso questi ultimi due anni ancora di più. Speriamo che possa continuare così. Possiamo chiedere alla direttrice, magari perché nel passato non ci siamo ricordati, quando c'era in ballo la statizzazione, i problemi del Braga, i fondi che non arrivavano mai, la sede. Ecco, c'è qualcosa da chiedere alla politica, alla parte pubblica ovviamente, del Braga? Lo faccia da musicista. Sì, io so che alla politica è stato sempre chiesto tanto, cercato, io ho sempre lavorato fuori, quindi ho lavorato presso i conservatori di Stato una vita, e quindi ho seguito tutte le vicende del Braga, i rapporti del Braga con il territorio, con la politica, è da semplice cittadina e collega e amica di molti insegnanti del Braga, però in maniera indiretta. Quindi quando sono rientrata a Teramo e quando ho fatto prima vice direttore e poi direttore, volevo un pochettino distanziarmi da tutto quello che è il passato, che polemiche con la politica, polemiche con il territorio, quindi vorrei evitare, ecco, questa, come dire, queste dinamiche. Sì. Sicuramente per quanto riguarda la sede storica sarebbe molto importante accelerare tutta la procedura e comunque supportare il conservatorio in tutti i modi possibili per questa questione e tutto il resto, però devo dire che stiamo collaborando e io mi auguro che le cose possano andare sempre meglio. Con tutte le enti, intendo comune, provincia, la regione, le cose si stanno muovendo bene, io sono ottimista.
Benissimo, grazie. Possiamo salutare il direttore del Braga, grazie. Il maestro Tatiana Vratonic. Grazie, grazie di averci aperto le porte. Grazie mille per l'ospitalità. Grazie direttore. Grazie per l'ospitalità. A presto. Grazie. Grazie, buon lavoro. Arrivederci, a presto. Buon lavoro, salve, a presto. Grazie. Mi è piaciuto molto il collegamento col Braga. Complimenti. Devo dire che poi quando vedi queste donne così competenti, preparate, lei è una veramente, veramente in gamba, ce la siamo riuscita ad accaparrare. Ottimo, perché, ottimo. Ci piace, ci però piace dobbiamo molto. Correre con il recupero del... No, noi. Dobbiamo correre con il recupero del Braga. Ah, della sede, ecco, storica, no, hai sentito? Perché io, no? Mi sento sempre un po'. Noi dobbiamo, capito, sempre correre per Wiki, poi, da te. Però noi abbiamo l'altro collegamento. Abbiamo il nostro collegamento, settimanale fisso con la prof con Claudia, Claudia, ecco, e Fabio. Eccola, ciao Claudia. E buonasera a tutti, bentrovati. Bellissimo collegamento, mi è piaciuto tanto. Vero? E sono felice di essere tra di voi per parlare come sempre di spettacolo dal vivo e social. Vai, bene, senti già com'è un ritmo veloce, sì, sì, una professionista, prego. Ma perché so benissimo che c'è il weekly che ha bisogno di spazio, perché gli appuntamenti sono importanti. Vai, io quest'oggi voglio parlarvi in realtà di una bella esperienza di promozione di un musical che è fatta dal Teatro Brancaccio di Roma. Il musical è Tutti parlano di Jamie, che è uno spettacolo che ha debuttato 3 o 4 anni fa, se non ricordo male, a Londra, e ad oggi è arrivato a circa 700.000 persone di pubblico, un migliaio di rappresentazioni, e arriva anche in Italia ed è diventato anche un film. Nasce tra l'altro da un documentario della BBC che è legato appunto alla vita di un sedicenne che ha come sogno nel cassetto esprimere se stesso diventando una drag queen. Io questo ve lo dico perché il Teatro Brancaccio sfrutta come al solito i suoi social in maniera estremamente creativa, e realizzando un piccolo video, un video particolarmente curioso di cui adesso andiamo a vedere le immagini, che ci racconta, ma soprattutto che vuole portare fisicamente il pubblico al Teatro Brancaccio. Lo andiamo Se a vedere, la regia andiamo può a vedere. Mandare il video. Andiamo, regia, andiamo. Ci siamo. Carino. Ora, è molto carino, è girato in maniera interessante, perché appunto ci sono queste scarpe che arrivano a Roma, che si trasformano in tacchi altissimi dove è quasi impossibile camminare, perlomeno per me, sono lui. Lui ci balla pure, e quindi massimo rispetto, perché effettivamente lo vediamo arrivare appunto a Roma, e poi ci porta tra lo stupore dei passanti, che sono, non sono comparse, sono persone che davvero hanno assistito a questo cambio scarpe per strada. Ecco, tra lo stupore dei passanti, Jamie ci accompagna al Teatro Brancaccio. Bello, questa sì. È sicuramente è divertente, guardate, immaginate il divertimento del pubblico, degli Però spettatori, Claudia, volontari. Se posso esprimere un pensiero, rispetto alle cose che ci hai fatto vedere nelle scorse settimane, ha un gusto più professionale, sembrava proprio allora, sì, nel senso che qui c'è una storia. Quindi molto spesso nei video che abbiamo visto nelle settimane scorse, anche quelli su TikTok, non c'era un racconto. Qui c'è proprio una struttura, ci sono delle inquadrature, c'è un passaggio dal basso all'alto, non vediamo mai in viso il protagonista, lo seguiamo ed arriviamo al Brancaccio, c'è proprio un flusso. Quindi è chiaro che c'è una costruzione più legata alla produzione televisiva cinematografica tradizionale. Però quello che colpisce è anche la sua realizzazione, sfruttando anche, se vogliamo, la sorpresa dei passanti e il fatto che soprattutto venga veicolato su Facebook. La campagna su Facebook non ha solo questa parte video, ma anche una serie di giochi, concorsi, indovinate chi è Jamie,
quindi ci sono una serie di domande che vengono fatte sulla piattaforma che servono per creare comunque aspettativa nei confronti del musical. Molto Benissimo. Bene. Bene, E a proposito di questo, allora, che sempre vorrei, dobbiamo correre. ecco, corriamo assolutamente, Però vorrei, mi metti che un'ansia, vorresti? Rino, un'ansia. Allora, vorrei invece, collegandomi a questo tipo di produzione e a questo tipo di attività su Facebook, noi abbiamo una pagina Facebook, giusto, prof? E noi ce l'abbiamo Esatto, con grande una bella sforzo di pagina che sta fantasia. crescendo. No, che sta Cresce, crescendo. E devo cresce. dirti, Rino, che la vostra immagine del caffè della settimana scorsa è Ha andata spaccato. molto bene, ha Ha spaccato, spaccato. diciamo. Più caffè per tutti, Esatto, ecco. adesso siamo tutti un po' Che tesi, ma ci insomma. consigli, Claudia? Che altra foto dobbiamo mettere invece o postare? Che dovremmo Bella mettere? domanda. Il Visto che caffè. siete sempre al lavoro, una foto di voi al lavoro potrebbe andare bene, anche con Ok. la redazione o con la vostra regia che è Con la sempre regia. Con presente, la sempre regia. sul Adesso poi pezzo. andiamo in Poi la facciamo con regia. la regia. Andiamo in regia e Sì, postiamo quella. È andiamo nel andata. È backstage a andata. vedere che Va succede. Io vorrei bene. fare un Sì, invito a questo punto però. fallo. Allora, siccome io domenica scorsa sono andata a teatro Ho visto le finalmente immagini dei tuoi con i bimbi miei che bimbi. entravano nel palco, Esatto, nel qui palchetto. nel palchetto, perché siamo andati a Atri, c'è Adatri. questa stagione di teatro ragazzi, siamo andati a vedere il Mago di Oz. Sì. E Ho fatto dei piccoli video li e li ho spariamo postati. Adesso spariamo anche quelli, lì. però io vorrei invitare tutte le persone che vanno a teatro, che Di ci seguono mandarci e che ci... Esatto, di anche mandarci 10 o di secondi, 20 secondi, no? Sì. taggarci. Basta scrivere chiocciola spettacolario, giusto, prof? Vediamo. Giustissimo, e noi potremo ricondividere il video e renderlo parte dell'offerta culturale che stiamo cercando di portare avanti tramite la pagina Facebook di Spettacolario, oltre che ovviamente tramite questo appuntamento molto importante. Quindi, Taggateci, andate a teatro, taggateci fate un e piccolo taggateci. video e taggateci. E taggateci. Grazie Claudia, grazie, noi ci Grazie a vediamo mercoledì voi. prossimo. Ci vediamo mercoledì prossimo Grazie e grazie Claudia. mille e buon weekly. Buon Grazie, weekly. grazie mille. Ciao, ciao Ciao Claudia, Claudia. grazie. Allora, Barbara, andiamo con Bisogna weekly? correre, Sì, bisogna 6 minuti e mezzo, correre. ce la Mamma fai? mia, ce la farò, ce Dai, la farò. vai. Weekly. Allora, partiamo immediatamente, caro Sì. Rino. La prima proposta di questa settimana, Ecco. che va fino a, ricordiamo, fino al 19 di gennaio, è il concerto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, fa parte della 47esima stagione concertistica dell'ISA, e le avanguardie francesi e lo spirito spagnolo nel Novecento musicale ed europeo. Si tratta di due appuntamenti in realtà, sabato 15 gennaio e all'Aquila, al Sì. ridotto del Teatro Comunale, alle ore 18, mentre domenica 16 gennaio lo abbiamo qui in provincia di Teramo, a Tortoreto, nel centro congressi del villaggio Salinello, Sempre alle sempre 18. alle 18. Benissimo, e uno lo Quindi un abbiamo bel fatto. concerto con una bella orchestra. Assolutamente, da vedere. Ripartono le stagioni di prosa e allora ecco che al Teatro Comunale di Atri, martedì 18 gennaio alle ore 21, la proposta è Manola sul palco, Nancy Brilli e Chiara Noschese per questa pièce tratta dal romanzo di Margaret Mazzantini e con la regia di Leo Moscato. Quindi due sorelle molto diverse, il loro rapporto all'interno di questa Martedì bella prossimo alle commedia. 21 Manola. a teatro ad Atri. Vai. Il 14 gennaio alle ore 21 la proposta per il Teatro Comunale Fenaroli di Lanciano è Il Silenzio Grande, quest'opera teatrale con Massimiliano Gallo e Stefania Rocca in scena. È un viaggio profondissimo all'interno di un rapporto tra coniugi e con una sorpresa finale ed è stato al Teatro Comunale di Teramo nella stagione 19-20, se non Ok. sbaglio, quindi subito prima del lockdown e l'abbiamo visto, è stato molto apprezzato da Quindi è tutti gli abbonati. consigliabilissimo. Sì. Benissimo. Poi.
Allora, eccoci qua, Gennaro Cannavacciuolo. Allora, si tratta di un recital, ci spostiamo a Pescara il 14 gennaio alle ore 21, un recital di e con Gennaro Cannavacciuolo su Yves Montand, un italiano a Parigi. Quindi, grande chansoniere e attore, il Montan. Esatto, c'è anche un quartetto jazz, il Midnight Jazz Quartet. Bene. Prossimo appuntamento Ah, due che con abbiamo due già, popolarissimi abruzzesi. esatto, abbiamo già visto nelle proposte dei calendari Del Natale, natalizi. Ci vero. sono stati anche in provincia di Teramo, questa volta però sono ad Atessa, al Teatro Antonio Di Iorio, con due, di cui uno, Vincenzo Olivieri e Gio di Tonno, il 14 gennaio, che è una data proprio È vero, venerdì. gettonatissima. Tantissime Sì, offerte. tante offerte. Venerdì, E un eccoci. comico e un cantante, entrambi abruzzesi. Vai. Allora, passo a questa particolare proposta. Si tratta chiaramente di Edoardo Bennato, che è nel suo tour nei teatri 2022, Peter Pan Rock and Roll Tour. Abbiamo due date, 14 e 15 gennaio al Teatro De Avezzano. Marzi ad Avezzano, però perché ho scritto verificare? Perché in realtà Bennato ha sospeso tutte le date dal 19 in poi nei Quindi teatri. bisogna vedere se. Quindi questo è un recupero perché era previsto il concerto il 6-7 marzo 2020, Sì. dovrebbero recuperare il 14 e 15, va verificato perché Quindi le altre date sono sospese. telefonate. Telefonate al Teatro De Marzi per avere conferma. Prossima proposta. Ecco, questa invece è una proposta molto interessante, assolutamente nuova, infatti è una prima nazionale. Si tratta di Il Grande Inquisitore dall'opera di Dostoevskij, è una coproduzione del Teatro Maria Caniglia di Sulmona ed è il 15 gennaio a Sulmona, appunto al Teatro Maria Caniglia, sarà in prima nazionale, mentre il 16 gennaio al Teatro Thalia di Tagliacozzo per poi iniziare un E tour nei certo. teatri italiani, chiaramente. Bene, non E, perdetelo. beh, sì, una storia particolare. Gesù torna sulla terra e viene di nuovo processato e Sentite? condannato per l'ennesima Brava volta. Barbara che dà un Ecco, leggero no, una leggera sì, la traccia per storia diciamo questo. si ripete. Ecco. Altra proposta. Celano Classica, una rassegna musicale che abbiamo già incontrato nelle precedenti edizioni di Weekly. E il 16 gennaio il Colibri Ensemble si produrrà in questa Histoire du Soldat di Stravinsky all'Auditorium Fermi appunto di Celano, ore 18. Bene, e ci avviamo alla conclusione Ci avviamo alla degli conclusione. appuntamenti. Questa interessante proposta è dello spazio, diciamo, della Compagnia Arti e Spettacolo, produzione del Teatro delle Temperie, Tedacà e Arti e Spettacolo. Si terrà il 16 gennaio alle ore 18, giovinezza obbligatoria nello spazio Nobel per la Pace, questo spazio appunto di proprietà di Arti e Spettacolo a San Demetrio nei Nevestini. Vestini. Alle ore 18 il 16 gennaio ed è il primo appuntamento di questa stagione che hanno proposto proprio quelli della Compagnia Arti e Mestieri in questo A San spazio Demetrio, bene, a San mi fa Demetrio. piacere. Sono molto contenta di dire che abbiamo due sold out al Teatro Stabile dell'Aquila, il 18 e il 19 gennaio, il mansplaining spiegato a mia figlia di e con Valerio Lundini, È lanciatissimo questo nuovo comico. esatto, questo Sì. comico, beh, è talmente lanciato che le sue date sono già Sì. sold out, quindi per dire che il teatro comunque va avanti, dai. Attira, attira. Ultima proposta? Ultima proposta, caro Rino, Beppe Barra, Beppe Barra, Beh. chiudiamo in bellezza Sì. anche, al Teatro Circus di Pescara il 18 e il 19 gennaio, il 18 alle ore 21, il 19 alle 17, replica alle 21, non c'è niente da ridere. Quindi uno spettacolo di Beppe Barra e Lamberto Lambertini. Benissimo, chiudiamo in bellezza con un grande del teatro, della Sì. canzone e del teatro, Sì. Peppe Barra. Allora, noi abbiamo chiuso, quindi cara Barbara, ci vediamo quando? Ci vediamo mercoledì prossimo, caro Dando Rino. un'occhiata anche al web, su Daremo Facebook. un'occhiata al web Taggateci. e invitiamo tutti a taggare. Fate dei Delle video vostre a esperienze teatro, anche teatrali, piccoli. concerti, quello che volete. Esatto. Va bene. Vi aspettiamo. Grazie, grazie. Alla settimana prossima, Ciao. arrivederci, arrivederci.